Salve a tutti, allora in questa lezione affronterò le equazioni di grado superiore al secondo. Da dove si vede che l'equazione è di grado superiore al secondo? Perché il grado dell'equazione essenzialmente è il grado massimo presente in questo caso nell'incognita. Quindi questa qui essenzialmente sarà un'equazione di quarto grado e ovviamente per tutti coloro che sono arrivati fino a questo punto rivolgo l'attenzione sul fatto che noi essenzialmente conosciamo una formula risolutiva che ci permette di risolvere le equazioni che sono fino al secondo grado. Allora, in questo caso sicuramente tutti di voi lo sapranno, si usa Ruffini. Ed è una regola molto molto semplice. Adesso ve la dico velocemente. Essenzialmente dobbiamo trovare un polinomio che chiameremo P funzione di x, ok? E questa x è una variabile in cui andando a sostituire, cioè noi andremo meccanicamente a sostituire al posto della x un numero, ok? La x è una variabile, però andremo a sostituire un numero. Se quel numero è uno zero dell'equazione, ossia è una soluzione dell'equazione, perché se questa equazione si annulla, l'equazione diventa vera, perché 0 uguale a 0 è un'identità, è una verità, ok? Allora, se io vado a trovare meccanicamente, ripeto, una soluzione dell'equazione, probabilmente riuscirò a scomporre l'equazione in un'equazione di terzo grado e vi farò vedere come. Allora, è abbastanza semplice in questo caso notare che ho 12 meno 12 meno 25 più 25, quindi essenzialmente andando a sostituire alla nostra equazione di quarto grado alla x il valore 1, essenzialmente tutto si annullerà. 12 per 1 alla quarta, la prima volta dai, sostituisco anche gli esponenti, meno 25 per 1 alla terza. Ovviamente l'1 è l'invariante del prodotto e quindi moltiplicare per 1 anche 4 volte ottengo sempre lo stesso risultato, più 25 per 1 meno 12 uguale a 0. Vi faccio tutti i passaggi in maniera tale che sia chiaro come applicare la regola di Ruffini, che nel 95-99% dei casi si dovrà utilizzare quando avremo delle equazioni di grado maggiore al secondo. In questo caso 12 meno 25 più 25 meno 12 è uguale a 0. Quindi ottengo 0 uguale a 0, un'identità, 1 è uno 0 dell'equazione, una soluzione, allora possiamo andare a applicare questa regola. Essenzialmente si scrivono in ordine tutti i coefficienti della nostra incognita, quindi avremo 12x alla quarta meno 25x alla terza più 0x alla seconda più 25x meno 12 uguale a 0. 12 è il termine noto. Allora andremo a scrivere 12 meno 25, 0 più 25 e meno 12. Se abbiamo fatto bene i calcoli, applicando questa regola, si dovrà togliere un elemento e la nostra equazione diventerà di terzo grado. Allora, essenzialmente il 12 si riscrive. 12 per 1, 12, quindi più 12. 25 meno 25 più 12 fa meno 13 per 1 meno 13, 0 meno 13 meno 13, meno 13 per 1 meno 13, 25 meno 13 è più 12, 12 per 1 12, meno 12 più 12 è 0. Alcuni mettono anche le virgolette. Vi ricordo che i miei video sono in diretta, quindi non ci sono ritagli. Quando parlo, ogni tanto mi sentirete pensare, cioè, essendo un essere umano, mi serviranno, insomma, quei tempi per ragionare
per pensare come meglio trasmettere le nozioni e mi piace anche questo metodo perché è più realistico. Mi rendo conto che online gli youtuber per fare effetto, per avere sempre l'attenzione dell'interlocutore al 99-100%, sono costretti a bombardarci di messaggi affinché noi rimaniamo incollati allo schermo. Essenzialmente qui vi chiedo, vi propongo di fare un piccolo sforzo per rimanere ad ascoltare, ovviamente se vi interessa questa lezione, che sicuramente è più reale, più concreta, è la lezione che vi farebbe il vostro, un qualsiasi professore, non voglio dire bravo, però che ama il proprio lavoro. Allora a questo punto possiamo riscrivere questa equazione. Qua vi ricordatevi sempre che il segno andrà cambiato come x meno 1 che moltiplica 12x alla terza meno 13x alla seconda meno 13x più 12, ok? Uguale a 0. Adesso non voglio fare un video troppo lungo perché già così sto andando fuori dalle regole di YouTube, ok? Essenzialmente dovreste vedere il mio viso, dovrei bombardarvi di messaggini, dovrei ritagliare tutti i tempi morti. Adesso andare a fare pure le verifiche di tutti i passaggi, rischierei, se andassi a fare questo, rischierei di fare una lezione di un'ora, di diventare un pochettino pesante. Mi rendo conto di uscire un pochettino fuori dalle regole trasversalmente accettate da tutti. Bisogna, anzi, l'intelligenza significa adattarsi all'ambiente, a queste regole. Io già sto andando controcorrente, non voglio andare troppo controcorrente. Mi capirete. Allora, adesso in questo caso, quindi, abbiamo già risolto questa. Insomma, capite bene che se io ho il prodotto di queste due espressioni, quando x sarà uguale a 1, x1 meno 1 sarà uguale a 0, quindi 0 per questa quantità sarà uguale a 0. Ecco perché vi dicevo che già questa è una soluzione, quindi x uguale a 1 è una soluzione. Adesso abbiamo un'equazione di terzo grado, quindi andiamo a riapplicare la regola riscrivendo i coefficienti. 12x alla terza meno 13x alla seconda meno 13 più 12 che è il termine noto. In questo caso, come prima, salta agli occhi, è evidente, salta agli occhi, lo diceva De Gregori, la differenza salta agli occhi. Se volete nei commenti scrivete quale bellissima canzone aveva questo testo. Allora, ovviamente, si vede che c'è una simmetria di coefficienti. 12 più 12 meno 13 meno 13, se io andassi a sostituire qui dentro meno 1. Perché meno 1? Perché meno 13 per meno 1 mi diventa più 13 e questo meno 13 mi rimarrà sempre meno 13 perché meno 1 alla seconda è sempre più 1, quindi meno 13 più 13 si elimina. X alla terza, viceversa, siccome ha un esponente dispari, sarà negativo, meno 1 per meno 1 per meno 1, meno per meno più per meno meno. Quindi avrò meno 12 più 12, quindi diciamo per me è evidente, magari avrei dovuto fare lo stesso passaggio, ossia p di 1 di questa quantità, cioè andavo a sostituire meno 1 a questa quantità e mi rendevo conto che tutto si annullava, mi sarei reso conto che tutto si sarebbe annullato. Salto un passaggio per avere un minimo di proprietà di sintesi, quindi 12, 12 per meno 1 meno 12, meno 13 meno 12 meno 25, per meno 1 più 25, meno 13 più 12. 12 per meno 1 meno 12 e qui si annulla. Quindi a questo punto abbiamo capito che se dobbiamo cambiare il segno di questo numero, di questo zero dell'equazione, abbiamo capito che 1x meno 1 era riferito a questo 1 qui, x più 1 è riferito a quanto abbiamo appena trovato e poi avremo 12x alla seconda meno 25x più 12 uguale a 0. Quindi già abbiamo trovato due soluzioni, x uguale a 1, x uguale a meno 1.
12x alla seconda meno 25x più 12 è una banale equazione di secondo grado, dai, la posso risolvere in un attimino, scorro un po' qui, oggi ho voluto usare PowerPoint, ho poco spazio, la scrivo qui, quindi x1, 2 relativo a questa equazione di secondo grado, sappiamo che la formula è meno b più o meno radice di b quadro meno 4c fratto 2a. A, B e C sono i coefficienti di x alla seconda meno 25, sono 12 meno 25 più 12, quindi avrò 25 più o meno 25 al quadrato, meno 25 al quadrato che è 2,25, meno 4 per 12 per 12, 12 per 12 144, e quindi meno 4 per 144. Allora, 2,25 meno 4 per 144, ho detto una cavolata, 25 per 25 a mio avviso è 525, 625, ok, l'ho calcolato, non mi ricordo tutti i quadrati in memoria, anche perché sono 10 meno un quarto di sera, quindi 625 meno 4 per 144, tutto fratto 2a, che è 24. A questo punto, la radice di 625 meno 4 per 144 è 7, perché tutto viene da 49, la radice di 49 è 7, quindi ottengo 25 più o meno 7 fratto 24. Ok? Quindi 25 meno 7, il nostro, metto uguale uguale, vado a capo, il nostro x1 sarà 25 meno 7, diviso 24, 25 meno 7 è 18, diviso 24 è 3 quarti, ho già semplificato a mente. 25 più 7 diviso 24 è 4 terzi. Quindi a questo punto abbiamo trovato le quattro soluzioni dell'equazione di quarto grado. Ovviamente un'equazione di quarto grado ha quattro soluzioni, un'equazione di primo grado eventualmente ne avrà una di secondo grado ne potrà avere due, ne potrà avere due coincidenti, potrà non averne nessuna, una di terzo grado, e insomma si ripete il ciclo. Quindi le quattro soluzioni, a questo punto ho detto che x1 è 3 quarti, x2 è 4 terzi, andiamo a scrivere le soluzioni, quindi x1 è 3 quarti, x2 è 4 terzi, x3 è 1, x4 è meno 1. E abbiamo risolto egregiamente il nostro esercizio. Un altro modo per mettere soluzioni, scusate che cerco di utilizzare tutto lo spazio di questo PowerPoint, è di scrivere in ordine crescente, quindi meno 1, 3 quarti, 1, 4 terzi, le soluzioni. Vanno bene entrambi i modi, eh? Anzi, a dire la verità, forse in questo caso mi sembra più diretta, mi piace un pochettino di più questo modo di esprimere la soluzione. Allora, io vi ringrazio per la disponibilità ad aver visto il video, ne seguiranno degli altri. Vi invito, se vi è piaciuto il video, a cliccare mi piace, a condividerlo con i vostri amici, a seguire, a iscrivervi quindi al canale. Io cercherò insomma di mettere a disposizione le mie conoscenze per aiutarvi. Immagino di avere un pubblico dei referenti, insomma, che sono per lo più studenti in questo caso. Questo tipo di equazioni si fanno al secondo anno di un liceo scientifico, quindi immagino di avere anche un pubblico abbastanza giovane. Con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima lezione.